Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi vi danno il buongiorno i miei tre elfi del Natale. Oh, oggi tutti vicini. Tu chi sei, il capo, come sempre? Oh, ci fosse una volta che sto cane dorme, cioè guardate le altre, guardate lui. Ehi, che sei un principino tutto peloso. Dobbiamo anche farci il bagnetto, sai? Quanto è dolcino questo amore mio. Buongiorno, rieccoci qua in un'altra giornata insieme. Oggi ve lo dico, ma credo la passerò tipo in cucina perché ho voglia di fare qualcosina, di sperimentare. C'è un'altra giornata col tempo di cacca, quindi non è che si possa fare più di tanto. Sta anche piovicicando, fa freddissimo. Infatti mi sono messa il mio completo di Oceans, che è bello caldo, madonna che bello. Ho appena finito di editare il vlogmas di ieri, quindi sta esportando il tutto. È un po' tardi, ammetto che è un po' tardi, è quasi l'una, però ci metto sempre una vita a editare sti vlogmas, io non ho capito perché. Poi vabbè, mi perdo ogni tanto, come dire, perdo a fare altro o a vedere altro. Dove uscì sta foto stamattina? Io da quando seguo i BTS, vi giuro, non c'è una mattina in cui mi sveglio e dico: ah, oggi sto tranquilla, non penso a niente. No, cioè ogni volta mi devo alzare, mi devo trovare. Che cos'è? Che chi sei? Che cos'è? Tra l'altro mi ha pubblicato, raga, mi ha pubblicato una storia su Instagram. Penso quella che sia casa sua perché c'era il suo cane, insomma, tutte cose. Con dietro tutte le action figures della Marvel, dei supereroi. Poi dite, una persona può diventare sempre ogni giorno più perfetta? Sì. Mi spezza, vi giuro, mi spezza. Comunque, è l'una, però ho fatto colazione tardi, quindi credo. Adesso lascio appunto ad esportare il vlogmas. Nel mentre esco, vado al supermercato. Prendo le cose che vi ho detto anche ieri per fare il kimchi di cetriolo. Devo controllare che cosa mi manca più che altro, perché magari qualcosina già ce l'ho in cucina. E poi volevo prendere le cose per fare i biscotti. In realtà volevo fare una sorta di pre-biscotti di Natale, perché poi quelli che farò per Natale, che dovrò poi portare a Natale, saranno altri. E ovviamente poi faremo insieme anche quelli. Volevo fare sia i biscotti normali sia quelli di pan di zenzero, quindi proprio omino di pan di zenzero. Infatti stamattina ho ordinato gli stampini da Amazon. Però i biscotti che voglio fare oggi non sono con la pasta frolla col burro, perché ve l'ho detto, sti giorni mi sto ancora dando un po' la pazza gioia. Poi torniamo al nostro solito regime, che perché mi è venuta una bella panzetta, quindi non è il caso di fare Babbo Natale questo Natale, quindi li farò con la pasta frolla, quella normale, fatta con l'olio, non con il burro. Quindi devo andare a prendere un po' di cose. Ho ancora il problema con la carta, ovviamente, non me l'hanno ancora mandata quella nuova. Quindi devo stare molto attenta, perché l'altra carta che sto usando in questi giorni ha un budget, come dire, limitato. Ieri ho anche fatto la benzina con sta carta e vi giuro mi ha preso un colpo, perché praticamente ti fanno un autoaccredito iniziale di 101 euro. Ho detto: oddio, ma che cosa è successo? Sono andata dal tizio lì della pompa e mi fa: no, no, questo è soltanto un autocredito, poi ti scala la somma giusta, non ti preoccupare. Io spero, perché cioè, ce l'ho contati su sta carta. Quindi ecco, dopo la benzina diciamo che ho un budget veramente limitato. Mi sono letteralmente rimasti 30, neanche 35 euro pieni, 34, quindi non so fino a quanto dovrò tirare avanti con questa somma. Non ho neanche i contanti, è questo, capito, che dico. Però aspettate, perché mi è venuta in mente un'altra cosa, perché io ho anche l'altra carta, che è la N26, però non mi ricordo quanto c'è sopra quella, 15 euro. Quindi ragazzi, vedete, saliamo di budget. Ah, poi devo andare anche a portare i pacchetti di Vinted, devo farsi giretti qua, quindi penso che mi metto al volo qualcosa da vestire e vado. Stradita clip con il telefono, perché ovviamente mi scordo la macchinetta a casa in continuazione. Comunque, sono andata a fare la spesa, piena di gente. Questa è tutta la mia roba. Ce l'ho fatta con i soldi sulla mia carta precaria. Ah, vabbè, mi stavo perdendo la macchina. E quindi adesso andiamo a cucinare. Oggi facciamo un vlog culinario. Tra l'altro ho realizzato che una settimana fa esattamente stavo tornando a casa da Los Angeles. Cioè, è passata una settimana. Sembra
una vita eterna. Io molto 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 triste adesso di stare a Roma con 8 gradi quando mi dice bene. Altro che wanna focus on. Allora, ecco cosa ho preso. Questa che è la mia preferita. Poi latte col tappo rosso, che non si trova mai. Ho preso quello latte. Ma non quello col tappo rosso però. E allora è questo. Poi gocce di cioccolato. Questi che sono, ah, i cetrioli per fare il kimchi. Adesso ci proviamo. Amido di mais, Philadelphia, colorante rosso per fare le decorazioni dei biscottini. O meglio, per provare, perché poi non ho lo zucchero a velo, no, me lo sono dimenticata. Prossima volta, mozzarella e farina. Anche la marmellata, me la stavo per scordare. Ora abbiamo tutte e tre le tipologie di Zimil. Allora, fatemi andare a togliere tutta sta roba da addosso. Ah! E poi possiamo iniziare la nostra sessione in cucina, anche perché è tardi. Una cosa che mi sono scordata di dirvi l'altro giorno: se volete il link del concerto online dei BTS che hanno fatto il 2 di dicembre, scrivetemi in direct su Instagram, così riesco a mandarvi il link. Avete capito? È un po' umma umma, quindi sì, scrivetemi lì. Invece, grazie ad alcuni di voi, ho potuto riguardare l'esibizione di My Universe dei Coldplay a X Factor Italia, quindi vi basta andare sul loro profilo di Instagram e trovate l'esibizione. Allora, fase 1 per fare il kimchi di cetrioli. Ovviamente prendere cetrioli, li laviamo e togliamo un pochino di parte ruvida della buccia, non tutta però perché ci deve essere comunque. Nel mentre che faccio ciò, in realtà io volevo vedermi un film di Natale. Mi sa che mi vedo Nei panni di una principessa, quello che è uscito ultimamente. Dovrebbe essere La stella, com'era, Inseguendo la stella, eccolo qua. Adesso più o meno l'ho tolto, anche se a tratti, diciamo. Comunque taglio le due estremità. E poi in realtà si possono tagliare in due modi diversi: o lo tagliate per lungo o fate le rondelle classiche. Io in questo caso faccio le rondelle classiche. Non devono essere né troppo spesse né troppo sottili, quindi tenetevi tipo su un mezzo centimetro. Poi insomma fate un po' come vi piace. Metto tutto in una ciotolausen. Se non siete mai andati al ristorante coreano, probabile che il kimchi o il cetriolo appunto di kimchi non l'avete mai mangiato, ma è la cosa più buona del mondo. Ovviamente è molto particolare, però già quello di cetriolo si avvicina un po' di più magari ai nostri gusti. Ma in realtà loro fanno il kimchi con qualsiasi tipo di verdura, anche con i cipollotti. Voglio provare a farlo una volta. In teoria dovremmo mettere tipo un cucchiaino di sale ogni due cetrioli, quindi un cucchiaino, due cucchiaini, io ce ne metto due. E mescolare. Fatelo almeno una mezz'oretta prima di metterlo così, almeno rilascia bene tutta l'acqua. Devo soltanto ritrovare la ricetta. Ricetta biscotti senza burro, se vi interessa. Tanto prendo sempre quella di Giallo Zafferano, il blog Giallo Zafferano. Poi volevo controllare se avevo l'aceto di riso, che ovviamente non l'ho comprato perché mi ricordavo di averlo preso. Sì, questo già ce l'ho dall'altra volta che ho fatto il sushi. Dopo mi serve per fare la marinatura insieme al gochujang che ho preso ieri. Vi ricordate la pasta questa qua di peperoncino? Serve per fare appunto il kimchi, o la pasta o la polvere o entrambe. Poi in teoria devo schiacciarmi qualche testina di aglio. In Corea vanno pesante con l'aglio, eh. Io non lo so, andrò a piccole dosi. Inizio con 3 teste, poi vedo, perché loro usano sempre la pasta di aglio, che ogni cucchiaino di pasta di aglio penso non ne contenga almeno 3. E sì, dobbiamo lavorare su queste cose. Intanto mi preparo gli ingredienti per i biscotti. Sto pesando tutti gli ingredienti secchi. Qua c'è scritto 100 grammi di zucchero, però io ci metto l'eritritolo. In realtà neanche 100 grammi, mi tengo sugli 80. Anche perché sennò o finisco prima di tutto. E poi, cioè, sapete quanto costa sto coso? Un botto, cioè un botto. Tipo 6-7 euro. Furto. Sì, sono diventata taccagna, raga. Che vedevo di... Poi appunto un tuorlo e un uovo intero. Qui ho già messo anche il lievito. Un pizzichino di sale. Ok, pasta dei biscotti fatta.
quindi adesso la metto in frigo almeno appunto per una mezz'oretta. Ok, sto cercando di schiacciare l'aglio, non è proprio facile, infatti l'ho messo un attimino al microonde così sia tipo un po' cotto e sia un po' ammorbidito. Qui guardate quanta acqua ha spurgato il cetriolo. Comunque questa è la ricetta che sto seguendo, se volete poi tutte le varie dosi. Sì, vedete, questa è la pasta di aglio, che in realtà schiacciandolo viene, insomma, questa è. Allora, facciamolo insieme. Dice, quindi 3 cucchiaini di aceto di riso. 1, 2 e 3. 2.5 of the red. Poi lui mette 2 cucchiaini e mezzo della polverina di red chili. Io appunto ho il gochujang, quindi uso questa, come ho detto. Anche se è molto piccante, quindi ho molta paura. Però c'è tanto cetriolo, quindi... Allora, magari stavolta ne mettiamo 2. Poi 2 cucchiaini e mezzo di zucchero. Io c'ho solo quello di canna, spero vada bene. 1... 2. Poi un cucchiaino di salsa di soia. Questa per fortuna ce n'è sempre in quantità. Ok. Lui dice un cucchiaino di pasta di aglio. Dice state attenti perché ovviamente voi vedete un cucchiaino di pasta di aglio, però in realtà è più di un aglio. Io tipo ne ho messi 3, quindi sì, secondo me questo è giusto. Poi mette un cucchiaio di appunto sesame oil, quindi olio di sesamo. Io non ce l'ho, metterò l'olio normale. Quello d'oliva penso vada bene lo stesso, sempre un cucchiaino. E dovete soltanto mischiare tutto. Dovremmo ottenere una cosa del genere. In realtà a me è venuta anche un po' più liquida di quella del tipo del video. Però da vera futura moglie coreana devo essere pronta al peggio, quindi probabilmente lo assaggerò. Ragazzi, lo sto facendo. Vabbè ragazzi, ma non è tanto piccante, però riconosco tutti i sapori, quindi è troppo troppo figa come cosa. Passata mezz'ora, vado a scolare il cetriolo. Guardate quanta acqua che ha buttato fuori. Prima era croccante, adesso vedete com'è flessibile. Ok, scolatelo bene, mi raccomando, che abbiamo fatto tutta questa cosa per togliere l'acqua, quindi non ce la lasciamo. Mischio con la nostra salsina. Secondo me con la polvere di peperoncino viene un po' meno, vedete, questo liquidino qua. Però vabbè, questa è la mia prima prova, quindi poi ci proverò meglio la prossima. Taste test. Dobbiamo sciacquare un po' meglio il cetriolo perché è super salato. Però è buono. Va un po' aggiustato perché è tanto aglioso. Non male, non do bacio a nessuno. Credo di aver sbagliato qualcosa nell'impasto dei biscotti perché non sono riuscita a stendere il panetto, quindi ho dovuto farli con le mani. Adesso vi faccio vedere, sono orribili. Però cioè, l'importante è che vadano in un posto giusto. Quindi in sostanza questo è il risultato. Allora, i biscotti sono venuti malissimo. Devo ritrovare la ricetta che avevo fatto l'altra volta perché erano buonissimi. Cioè sono cotti, doratini per carità, però sono strani. Cioè sembra come se sono fatti con la farina di cocco. Sono veramente ambigui, mai venuti così male. Di solito sono una cuoca provetta, ma non so, oggi oggi non è la giornata. Comunque sto cercando di recuperare i biscotti scegliendo un po' di cioccolato. Ah, brucia. Ci manca solo che mi brucio un'altra volta perché... Non vi ho fatto vedere che cosa mi sono fatta con il ferro per i boccoli a Los Angeles. Guardate qua, tac. Cioè proprio, vedete, questa è la punta del cono, quello per fare i boccoli. Quindi cerchiamo appunto di sciogliere un po' di cioccolato. Non c'era neanche quello fondente, tra l'altro. Quindi ho dovuto prendere quello che si mangia mio padre, che ora non si mangerà più. Volete tentare di assistere al disagio? Sperando che... In realtà poi venga bene. Allora, voi non starete vedendo nulla, ma sto cercando di coprirli e poi li rimetto sulla carta forno. Madonna, sto cioccolato quanto è dolce. Però contando che ci ho messo poco zucchero, anzi praticamente non si sente neanche lo zucchero dentro questi biscotti. Ok, ora li dobbiamo solo lasciare raffreddare. Il film, raga, una cosa veramente oscena. Il primo ci aveva senso perché era una cosa diversa, ok. Il secondo ti dico, va bene, lo vogliamo fare.
ma il terzo? Cioè, questo è stato veramente... Infatti, giusto proprio da sottofondo, perché se mi fossi messa a vederlo come ci si dovrebbe mettere a vedere un film. Meno male che domani, vi do già un'anteprima di cosa faremo domani, praticamente hanno rimesso per il 20° anniversario di Harry Potter e la Pietra Filosofale, che appunto è il primo film di tutta la saga, lo stanno riproiettando al cinema. Quindi io e Francesca andiamo domani, ho già preso i biglietti e non vedo l'ora in realtà, perché ovviamente essendo uscito 20 anni fa, io avevo 4 anni quando è uscito il primo film, non sono mai andata a vederlo al cinema almeno, quindi sarà un'esperienza bellissima, non vedo veramente l'ora. Credo che la situazione mi sia sfuggita un po' di mano. Se da domani non mi do una placata, ma mamma mia, basta. Ilaria, ti sei divertita sti giorni? Ecco, scordatelo. Tra l'altro stavo riguardando il vlogmas di ieri, perché mi diverto a autoriguardare i miei video, capito? Il problema è che leggo nei commenti gente che mi scrive: finalmente sei tornata, Ila. Raga, sto caricando video tutti i giorni. Poi ho capito che il problema è YouTube, come anche su Instagram, perché tanto quando mai una gioia, ripeto, non segnalano quando escono i video. Infatti vedevo le visualizzazioni un po' basse, però mi sono detta: senti, questa storia l'abbiamo già capita, non stiamo dietro alle visualizzazioni, facciamo quello che dobbiamo fare e basta. Però poi dicevo, cioè, ma è troppo strano, è troppo strano. E infatti è perché non vi segnala l'uscita dei video, o addirittura non la fa proprio apparire tra la home. Quindi niente, l'unica cosa che potete fare è attivare le notifiche. L'unica cosa che posso fare io è mandare giù. Tanta pazienza, tanta pazienza. Oh no. È uno sbadio, scusatemi. Questi giorni mi sento proprio clueless, senza uno scopo. Poi ho sempre sonno verso quest'ora, che sono le 9:30. E poi mi risveglio tipo a mezzanotte, e da mezzanotte alle 3 non riesco a prendere sonno. Cioè è sempre la stessa storia, quindi non capisco quale sia il problema. Ho deciso che ad ogni fine vlogmas del giorno dopo leggerò qualche commento sotto il vlogmas del giorno prima. Allora, qua mi scrivete: i capelli corti ti stanno molto bene, grazie. In realtà, ripeto, a me piacciono. Quando riguardo le clip con i capelli lunghi, dico: però quei capelli lunghi eri proprio figa, e là. Ma anche le foto tipo che ho fatto a Los Angeles, cioè, guardate quei capelli lunghi, che diverso. Aspetterò il giorno in cui questi saranno i miei naturali. Cioè, che strano avere i capelli lunghi. E poi è pieno di commenti: eccoti finalmente, aspettavo tanto un tuo video, dove eri finita? Sempre qui. Sempre qui. I ciabattini sono buonissimi, per niente piccanti. Allora, li ho mangiati a pranzo i ciabattini, ragazzi. Non mi piacciono, cioè, ho preferito 1800 volte quelli, il bibimian che avevo mangiato la sera di ieri. 2 giorni che vado avanti al ramen, va bene. I ciabattini non mi sono piaciuti, cioè, a parte che hanno una pasta proprio più spessa, pensavo meglio. Tra l'altro li ho fatti anche con l'uovo sopra, e già meglio, però... No, no, per me sono un NCS, ragazzi. Io ti preferisco sia bionda che così, grazie. Falli più lunghi i vlogmas. Ragazzi, questo è un altro problema. Primo, non è facile avere argomenti e cose da dire tutti i giorni stando a casa. Se esci, fai vedere qualcosa, fai qualcosa. Se sei a casa... cioè, capito, dopo un po', nel senso, di che parlo? Sempre le stesse cose. Perché guardate, la mia vita è, cioè, una vita noiosissima. Super tranquilla, e non faccio nulla di eclatante o esilarante, cioè, questo è. In più, poi quando ci stanno queste giornate che piove dalla mattina alla sera, ma apriti il cielo proprio, non ci voglio di fare niente. Quindi ovviamente io mi alzo, mi metto a editare il video il giorno prima e poi trovo qualcosa da fare. Quindi non è neanche tanto quello, è il fatto proprio che anche per editare taglio magari qualche parte per farlo un po' più breve, farlo caricare più in fretta. Quindi lo so che li volete più lunghi, però non è facile. Non posso fare ogni giorno un video da mezz'ora, perché è impossibile. Mi sto impegnando a farli più lunghi? Sì, però staremo a vedere. Uno dei BTS ti chiede di vivere con lui in Corea. Che fai? Addio a Roma. Ah, perché ho detto che non me ne andrei mai da Roma. Beh, ragazzi, però ho detto anche nel video, se ci avete fatto caso, che se ci dovessero essere mai dei cambiamenti, verranno ben accolti. Non succederà mai questa situazione, però nel senso, se mai dovesse succedere, addio Roma, te lo faccio con due mani, così proprio, cioè, ma io parto senza valigia, come sto? Bella per tutti. Guardate chi ho trovato! Guardate chi ho trovato! Questo
gnomino, vuole sempre stare con mamma sua. Vedete quanto è appiccicoso? Questo è un cane appiccicoso. Mamma, quanti uomini ha nella sua vita? Due. Due uomini, eccoli qua. Non è un caso che siano tutti e due della Vergine, tutti e due nati a settembre. Primo settembre, 12 settembre. E si sta pure addormentando. Però tu sei arrivato prima. Questo è così un cane secondo voi? C'è un bambino. Un bambino. Ah, poi mi avete scritto la cosa dell'armogrummia. Secondo me sei una winter cool. Non so che cosa voglia dire, quindi non lo so. Potrebbe anche essere un insulto, quindi. Secondo me sei una summer soft. Ah, così proprio da una cosa all'altra. Perfetto, hai sicuramente un sottotono freddo. Poi cos'altro abbiamo? Ci sta essere fan di un gruppo cantante, ma ci hai un po' scocciato con sti BTS. Meglio la Ila di prima. Io queste cose non le capisco. Che vuol dire meglio la Ila di prima? Cioè, era meglio un'Ilaria che non era felice? Queste sono le cose che mi lasciano perplessa. Cioè, voi non dovreste essere felice che io sono felice? Cioè, o in generale, vedere una persona felice, che poi a volte sono un pochino prestante, per carità, quando me ne accorgo ve lo dico anche da sola. Però, raga, perché? Io non capisco perché questa pesantezza nella vita. Ora, vabbè, stiamo parlando di questo argomento, ma in generale nella vita. Cioè, non dovremmo essere un po' più tutti scialla? No, non si dice più scialla, mi sa. È brutto. Un po' più open-minded, un po' più... Cioè, che te frega? Non lo so, io rimango sempre perplessa da queste cose. Cioè, tanto continuerò a parlarne comunque, quindi che me lo dite o meno. Insomma, non è che cambi molto. Poi ci sono invece i commenti tipo parlaci quando vuoi dei BTS. Che poi io non lo faccio neanche apposta, cioè non è che tutto il giorno io parlo dei BTS. Anche perché insomma a un certo punto, oddio, mi sta cominciando a stare lì, lo vedete, comincio a fare tipo così. Comincio a essere stanca. Cioè, se io parlassi tutto il giorno, tutti i giorni, solo dei BTS, penso a un certo punto mi, non lo so, mi darei una botta in testa da sola. Quindi non è così. E voi vedete ovviamente le clip concentrate, ma insomma è diverso. Ne parlo spesso, è vero, ma per il semplicissimo fatto, sapete perché? Perché loro pubblicano cose in continuazione. Cioè, quindi non è colpa mia, è colpa loro. Cioè, io mi sveglio e ovviamente vedo le cose loro, perché poi col fuso e tutto quanto, le cose che sono uscite durante la nostra notte, il loro giorno, io me la vedo mattina. Poi recuperi tutto, poi durante la giornata c'è altra roba, cioè basta. Poi piango, piango tantissimo. Questo periodo proprio, mamma mia ragazzi. Ma per qualsiasi cosa, io ve l'ho sempre detto che sono una persona ipersensibile, che appena vede una formica che attraversa la strada da sola e magari ha perso il suo gruppo, cioè io mi metto a piangere. Se mi incontrate per strada che sto piangendo, è probabile che abbia visto qualche scena del genere. Quindi figuratevi con le cose, le persone a cui tengo, quando vedo qualsiasi cosa, foto, video, come sto io. Quindi io piango tipo, non lo so, 76 volte al giorno. Anche nel vlogmas di ieri, mentre vedevo Sex and the City. Che poi era finito da un po' la clip. No, scusate, non si chiama Sex and the City. And just like that, ok. E infatti io stavo già vedendo Selling Sunset, ma continuavo a lacrimare. Cioè, non ce la faccio, è più forte di me. Come sono disperata per questo. Cioè, c'ho sto moncherino. È orribile. Ormai quant'è? È un sacco di tempo. Ormai è tantissimo tempo che c'ho st'unghietta così. Sta ricrescendo, perché sta ricrescendo, ma proprio lenta. Questa parte sta ricrescendo. Questa è ancora quella che si era sollevata. Però è proprio brutto il dito. Ma che è? Perché è tondo così e sembra cicciotto? Poi comunque la mia mano non è piccola, la mia mano è grande. Infatti mi hanno sempre detto che potevo fare l'ostetrica, perché ho le dita lunghissime. Tant'è, sapete cosa? Oddio, che cos'è sta roba, i fazzoletti? Tant'è che io ho pubblicato il TikTok, quello famoso delle mani dei BTS. Siete rimasti tutti scioccati, perché effettivamente ho le mani più grosse di alcuni di loro. Ora li blocchiamo uno per volta, ok? Abbiamo J-Hope. Cioè, guardate. Guardate, cioè, le sue dita arrivano qui. Quindi vuol dire che lui ha il dito corto così. Allora, RM è l'unico su cui vedete rimaneva tanto spazio. Quindi effettivamente ha una mano grande. La mia dovrebbe essere tipo 18 centimetri e mezzo, una cosa del genere, 18. Quella di RM sarà 20. Jin, raga, sconvolta come niente. Io pensavo avesse una mano grande e invece è minuscola. Cioè, guardate addirittura qua quanto esce fuori dalle sue dita. Allora, Jungkook per fortuna ha le mani grandi, perché vedete qua, qui vabbè la stavo ancora mettendo bene, quindi però ci sta. Ripeto, se io ho 18 e mezzo lui sarà 19, 19 e mezzo. Jimin, vabbè.
Jimmy non c'è bisogno che ve lo dico, vi dico solo che il suo mignolo è così, cioè gli manca tutta una falange del mio dito praticamente, quindi il suo è così. Io Suga barra Yoongi credo abbiamo le dita uguali, la mano uguale, molto molto simile, infatti vedete qua quando l'ho messa. V anche ce l'ha grande, guardate. Vedete, c'è un po' di spazio. Però io sono rimasta scioccata, soprattutto da Jin. Quando stavo lì a metterle, ho detto, oddio. Infatti, i due giorni dopo, ogni volta che li vedevo ai concerti, che gli inquadravano ste mani, mi mettevo a urlare, manine, manine. Perché vi giuro, cioè io pensavo le avessero più grandi. Sapete qual è la cosa più brutta dell'essere una fangirl di un gruppo, di un cantante, di un attore, che vi pare? È che quando tutto finisce, perché è brutto da dire, anche da realizzare, però... bisogna essere obiettivi. Quando poi tutto finisce, neanche te ne accorgi. Perché a me è successa la stessa cosa con i One Direction. Ancora me lo chiedete, ma li segui? Io li seguo perché li seguo, ovviamente. Però non vi so dire quando è stato il momento in cui ho smesso di seguirli come gruppo, ovviamente. Ok, poi si sono sciolti, non hanno più fatto più nulla, eccetera. Però non c'è un giorno che io mi ricordo che ho detto, ok, adesso da oggi basta. Quindi mi fa strano pensare che un giorno succederà anche con loro. Sarà diverso, cioè loro si comporteranno in maniera diversa e quindi ci sarà possibilità di seguirli anche più a lungo termine. O semplicemente da un giorno all'altro finirà e io neanche me ne accorgerò e mi lasceranno da sola. Perché se io ripenso, e mi viene a piangere, non ce la posso fare. Se io ripenso a una delle sensazioni che avevo a inizio di quest'anno, che sembra durato un'eternità. A parte sono successe tante cose brutte che io non vi posso dire, proprio perché non posso, cioè non è che non voglio, proprio non posso dirvele, che riguardano me, che riguardano altri, però vabbè. Sono successe tante cose anche belle che però allo stesso tempo non mi aspettavo, quindi sì. Una delle sensazioni che mi ricordo tanto di aver avuto a inizio appunto di quest'anno era questo senso di solitudine. A me piace stare da sola. Non dovete scambiare il fatto di voler stare da sola con la solitudine che si sente a volte a scegliere di stare da sola. Non so mai se riesco a spiegarmi a parole, però magari qualcuno che ci è passato, che ci passa, magari può capire questa cosa qui. E quindi mi sentivo un po' persa. E loro mi hanno aiutato un po' a risettare tutto e capire da che parte andare. Quindi a volte voi quella che vedete magari come, non lo so, un'ossessione, magari io la percepisco invece molto più come gratitudine. Anche se, ok, sì, loro non lo sanno, non lo sapranno mai, ok, però lo so io. Ovviamente in alcuni momenti, pensando a loro, quello che avrebbero fatto loro, mi hanno dato la forza per superare alcune cose, quello sì. Però poi la persona a cui devo dire grazie a fine di ogni giornata, ma penso dovreste farlo anche voi, siamo proprio noi stessi, cioè nessuno può portare avanti la nostra vita se non noi, quindi tutti i traguardi che raggiungiamo, le cose belle o brutte, sono grazie a noi, le facciamo noi. Quindi per quanto io appunto possa essere grata a questi ragazzi, lo sono, ma in un modo diverso. Quindi a volte quella che voi vedete come appunto, ripeto, un'ossessione, un fangirl, eccetera eccetera, in realtà c'è altro dietro, che poi è difficile spiegare, ma quello è un altro discorso. Però ecco, non pensate che io sia una persona sciocchina o superficiale perché vi faccio vedere questo aspetto qui. In realtà è un modo magari più di mascherare altre cose, magari è un modo per sdrammatizzarne altre. Cioè, comunque ho 24 anni, sono piccola, sono comunque già nella mia vita adulta ormai, anche se non si direbbe, lo so. Non si direbbe. Però dovete capire che è così. E arriverà, perché arriverà, ragazzi, il tempo di lasciare andare queste cose. O forse non arriverà, o forse sarò per tutta la vita una groupie di qualche gruppo, non lo so. Per ora è così e non ci posso fare niente. Però, mi viene da piangere, non c'è niente da fare. Però era tanto tempo che io non mi sentivo felice così. Vi giuro, può sembrare una cavolata. Se una cosa ti fa bene, seguila. Non importa cosa sia, chi sia, non lo so. Se sentite anche solo quel piccolo calorino alla base del cuore, seguitelo sempre. Perché non c'è tempo.
per non farlo. Poi lo so, ragazzi, io sono un'inguaribile romantica. Io crederò sempre all'amore in qualsiasi forma, perché non esiste solo l'amore, quello che voi pensate come amore di coppia. Ma l'amore ci può essere in tantissime sfumature diverse, come io posso amare appunto la cucina, come posso amare i miei cani, come posso amare le mie migliori amiche, come posso amare un paio di scarpe. Tutto, l'amore è in tutto. E per quanto io non abbia mai provato l'amore appunto di coppia, ci credo e ci voglio credere. Io voglio credere che in questo mondo ci siano ancora persone buone, buone come questo ragazzo. Che non è che io vi dico che è l'amore della mia vita, perché devo farla scema, perché è un figo da panico, perché insomma parliamoci chiaro, guardate pure sta foto, dai. Ma è perché è buono, perché ha un animo buono e perché io così buoni non li ho mai visti. Non so se esistano in giro, spero di sì, perché io che una persona che non è almeno l'1% di quello che è sto ragazzo, non lo voglio neanche guardare in faccia proprio. Quindi è tutta una serie di cose, non so neanche che sto dicendo, come ci sono arrivato a questo discorso, aiuto! Perché è un flusso di pensieri questo. E detto ciò, si è stoppato il video. Quindi mi sono detta, nel mentre che si ricaricano le batterie, mi metto a editarlo, ho finito di editarlo, è 1:10, però dovevo finirlo questo vlog. Stavo dicendo, non so da dove mi è uscita tutta quella storia, anche riguardandomi probabilmente sembrerò pazza. È stato un flusso di pensieri, quindi l'ho condiviso con voi, spero abbiate apprezzato e soprattutto abbiate capito i miei discorsi. Ogni tanto mi perdevo pure io a editarlo, dico ma che c'entra quello, vabbè. C'ha senso, ma c'ha senso. Detto ciò, quindi per oggi abbiamo concluso anche questo vlogmas. Sicuramente è durato mezz'ora, come vi avevo detto. Mi impegnerò a farvi durare di più, quindi stavolta non vi potete lamentare. Ci vediamo direttamente al vlogmas di domani. Io vi mando un bacio grande e ciao!